Salve a tutti amici di MarcosBox e ben ritrovati nell'appuntamento con quattro chiacchiere all'interno del mondo open source. Questa puntata la voglio dedicare a fare alcune considerazioni sparse sulla situazione dei desktop nel mondo Linux. Perché faccio questo video? Perché questa mattina c'è stata una discussione, partita già da ieri, si parlava del più o del meno sui desktop Linux e sui vari problemi che affliggono i vari desktop. Perché? Perché purtroppo non esiste un desktop perfetto per quanto riguarda il mondo GNU/Linux. Desktop perfetto riferito sia all'insieme dei programmi di usabilità, ma anche e soprattutto per quanto riguarda le prestazioni, che è poi l'argomento di cui si discuteva all'interno del mio post, che da cui è partito tutto. Che cosa è successo? È successo che praticamente ve ne sarete accorti negli ultimi periodi. Ogni desktop environment ha qualche problema connesso alle varie schede video, driver. Dicono alcuni che una mancanza di ottimizzazione da parte dei driver, perché molto spesso si utilizzano driver closed. Alcuni dicono che una mancanza di ottimizzazione da parte di chi realizza i desktop. Io mi trovo più d'accordo con questa seconda ipotesi. Perché? Perché nel caso, per esempio, di KDE, su KDE ci sono dei glitch grafici che si manifestano in determinate condizioni, sia con driver proprietari Nvidia che con ad esempio i driver Intel, o anche con alcuni casi con i driver ATI. Sto parlando di glitch, per esempio, di quando si va nel pannello delle impostazioni, si va a scorrere una delle funzionalità, si va a puntare il mouse, esce la finestra della pop-up, e quella finestra della pop-up, quando c'è l'animazione di la dissolvenza in entrata e in uscita, è una cosa orribile, perché vedete tutta la cosa e fa ti brutta a vedersi. Ci sono glitch grafici anche quando ci sono delle finestre sul desktop. Per esempio, capita che lasciate Dolphin in esecuzione, lo andate a chiudere e vi trovate l'alone di Dolphin dello spigolino che resta persistente, che poi dovete andare, si rimuove facilmente passando, che ne so, un'altra finestra di Dolphin o un'altra finestra in qualsiasi altro programma, insomma, da sopra. Sono comunque glitch grafici, ma che brutta luce. Sono comunque glitch grafici gravi. Ci sono poi dei glitch grafici, per esempio, all'interno di Gnome Shell. Oltre a questo, ha alcuni problemi di consumo abnorme di risorse quando si va a tenere in esecuzione per determinato tempo, magari anche quando si va a richiamare l'effetto di mostra applicazioni, cioè pulsantino. Per non parlare dei problemi collegati al tearing durante la riproduzione dei video. Sul blog trovate anche una guida come risolvere questi problemi, che si verificano di default su moltissime schede, video, trasversalmente, Nvidia, ATI, Intel. Problemi di tearing che sono risolvibili in alcuni casi. Vedesi, per esempio, quelli per KDE. KDE, ad esempio, ha dei tearing quando si vanno a visualizzare i video full screen, sia streaming YouTube che video HTML5, che ad esempio video residenti su disco, quindi file AVI e quant'altro. Gnome Shell è di conseguenza Pantheon, il desktop environment di Elementary, o Cinnamon, che è un fork di Gnome Shell, hanno invece il problema inverso, cioè il tearing si presenta nelle finestre quando non sono massimizzate. In questi casi, comunque, come vi dicevo nel blog, ho pubblicato anche una piccola guida su come risolvere questi problemi. L'unico desktop environment che sembra essere esente da questo è, almeno nei miei test, sui miei hardware che ho provato, sia con le schede video Nvidia che con schede video ATI, è stato Unity. Unity di default non presenta questi problemi. Nel mio caso lo carico ogni volta, quindi non devo andare a modificare nessun file di configurazione per eliminare questi problemi. Dicevo, serie di problemi, serie di glitch grafici,
consumo anomalo di risorse. Dobbiamo scegliere innegabile che, per esempio, è più pesante paradossalmente, perché uno potrebbe pensare diversamente, visto che è un nome share più minimalista, è più pesante rispetto a KDE o ad altri desktop environment. Quindi tutti i problemi legati ai desktop che secondo me sono da livellare quanto più possibile subito, nel breve periodo. Perché? Perché l'unico modo per poter sfondare all'interno del mondo consumer è anche avere una attenzione al desktop environment, sia a livello di prestazioni che a livello di grafica e quant'altro. Perché? Perché, diciamocelo francamente, l'utente che si avvicina al mondo Linux si ritrova con diversi desktop environment e manco uno che gli va subito out of box senza problemi. Inizia a dire: cavolo, mi va lento dopo tot tempo che è in esecuzione, consuma più risorse rispetto a, ad esempio, Windows 7 o Windows 8. Cioè, se vedete Windows 8 o Windows 8.1 hanno comunque delle prestazioni migliori rispetto ai desktop environment Linux più blasonati a parità di hardware su hardware datato. Questo gap non si vede naturalmente su desktop, su macchine che sono più recenti, più prestanti. Molti di voi di sicuro diranno: a me non ci sono problemi. Magari vai a vedere, cioè, avete processori Intel i5, i7 di ultima generazione, SSD come hard drive, avete minimo 8 giga di RAM. Grazie a cazzo che non vi danno problemi. Cioè, sfido io a darvi problemi un desktop in quelle condizioni. Il forte di Linux era proprio il fatto che, essendoci la scalabilità, era possibile far funzionare degnamente macchine non più recenti. Sto vedendo che nell'ultimo periodo, se non ci si rivolge a soluzioni come LXDE o XFCE, che poi XFCE ha il problema del tearing che non si riesce a risolvere, perché ci hanno messo la patch ma non serve più a nulla, o anche Cinnamon, perché io ho notato che Cinnamon ha diciamo così, un consumo di risorse inferi molto inferiore rispetto a GNOME Share, quindi a parità di macchine lo trovo molto più performante rispetto alla Share. Certo, ha anche meno funzionalità, però, come dicevo, se l'utente si ritrova dinanzi a questi desktop environment che sono pesanti su macchine datate, si deve rivolgere poi a quelli, diciamo così, più scrausi, scarni. Perdi uno dei vantaggi del mondo GNU Linux, ovvero l'adattabilità anche ad hardware datato. Vabbè, discorso a parte che uno potrebbe fare anche sullo sviluppo dei driver. Provate, nel mio caso, io ho una 8600 Nvidia, praticamente da kernel 3.12, no, 3.16 in su, ho problemi con praticamente con tutti quanti le distribuzioni. Problemi in che senso? Problemi che se vanno a provare una live, o lo faccio partire con il do mode set, quindi disattivando tutto quanto l'accelerazione, installando il sistema e poi installando da console i driver video proprietari, con i driver liberi di default non riesco a far girare la macchina, non riesco a farla partire. Questo è anche un problema grave, perché comunque una scheda non è una scheda che è uscita mo. Ma il problema di quella, per esempio, dei driver Nvidia si verifica anche con io ho un'altra scheda a disposizione che è più recente, 3 giga di RAM e quant'altro, più recente anche in termini di produzione. Anche in quel caso, se non pratico questa soluzione, non riesco ad avviare il desktop privato. Quindi sono problemi gravi per il mondo Linux, perché sono problemi perché un utente che si affaccia per la prima volta al mondo Linux cerca di fare la live, che dice: ma metti la live, uno legge sul forum, metti la live e farla partire, e parte col cacchio, perché poi la fai partire e non parte proprio il desktop. Cioè, cose comunque da porci molta attenzione su questo, perché sì, sono arrivati i tanto amati giochi
anche su Linux, però se poi l'utente non riesce nemmeno a fare lo step successivo di installarsi la propria distribuzione e avere una distribuzione con un ambiente desktop che funziona, che funziona meglio, cioè, non, il miele che tu hai fornito dei giochi per Linux, che ci viene fornito dei giochi per Linux, non serve a niente, non riesci nemmeno a spostare quella piccola fetta che potevi spostare dai videogiocatori incalliti, che giustamente dice tanto vale che mi tengo Windows, magari piratato, però intanto funziona Windows, anche versioni vecchie, mi gira tutta alla perfezione. Attenzione al design, quello secondo me dovrebbe essere l'argomento principale che gli sviluppatori dovrebbero affrontare per quanto riguarda il nuovo anno, per quanto riguarda lo sviluppo di Linux. Attenzione al design, attenzione ai problemi grafici e soprattutto attenzione ai consumi di risorse. È inutile che uno dice, tanto mo ci sono i processori più potenti, questo non significa che tutto quello che non è potente lo devi praticamente dire arrangiatevi, attaccatevi al tram, cioè perché continuando ad utilizzare Windows, questo stanno dicendo indirettamente, se poi ci sono tutti questi problemi. IMO dovrebbero concentrarsi molto su questo, poi lo so, per alcuni potrebbe essere una cazzata, alcuni potrebbero citare sempre la solita mancanza di killer application. Sì, è vero, mancano le killer application, però adesso diciamo che siamo messi abbastanza bene, perché alla fine c'è LibreOffice che sta diventando uno standard, diciamo così, tra molti, perché molti enti lo stanno iniziando a utilizzare per via della crisi, diciamo, cioè non è che lo stanno utilizzando perché hanno capito che è migliore effettivamente in alcuni ambiti o qualche altra cosa, lo stanno utilizzando semplicemente per una questione economica. Però comunque l'utenza casalinga, quello con LibreOffice ci fa di tutto, anzi, è anche sovradimensionato per l'utenza casalinga. Il fotoritocco con GIMP ci fai praticamente di tutto. Io ho anche su Windows GIMP utilizzo, quindi GIMP come cavolo si pronuncia. Quindi diciamo quei programmi di nicchia, DraftSide, il CAD gratuito per Linux c'è, anzi adesso a breve arriverà la versione 64 bit, anche se questo significa il taglio dello sviluppo della versione a 32 bit. Questa è una grande cazzata che saranno per fare quelli là di GraphSeed. Vabbè, anche perché sempre questa rincorsa, c'è cioè il 64 bit, tutti quanti ci diamo 64 bit. Ogni riferimento a distribuzioni che hanno fatto del 64 bit la loro ragione di vita e hanno ucciso i 32 bit è puramente voluto. Cose senza senso, perché un minimo di supporto, cioè potevano garantire, anche perché poi apriamo una parentesi su quella, anzi me ne apro, su cui ho appena fatto pace con quegli utenti, quindi potrei tornare un'altra volta a litigarci. Dicevo, quindi questi secondo me sono i problemi principali. Dovrebbero dare molta attenzione allo sviluppo di questi, dell'aspetto grafico, eliminare i bug grafici, eliminare lo spreco di risorse per il desktop, perché è inutile. Cioè, è più ottimizzato il videogioco che non il desktop environment. Consuma di meno la topo che il videogioco che non il desktop environment. È ridicola questa cosa. Proprio non sta né in cielo né in terra. Bene, ditemi la vostra, che cosa ne pensate. Un saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità, e ci vediamo prossimamente, non si sa quando. Bye bye.